I lavori del Comitato Scientifico saranno fondamentali per dare ad Expo un contributo che duri nel tempo e la Regione è interessata e disponibile a partecipare a questo Comitato per sostenerne le attività. Così il governatore lombardo Roberto Maroni nel corso di un convegno che ha visto riuniti ricercatori ed imprenditori per discutere di innovazione tecnologica nel settore agroalimentare, anche in vista di Expo. Sì, ho parlato con il sindaco e con la direttrice, entrambi mi hanno detto di sì. Quindi una cosa utile per Expo, importante, sono soddisfatto di questo. Adesso prenderemo contatti col comitato per designare il nostro rappresentante. Lo scopo dell'ingresso della regione è sostenere le attività del comitato e consentire di svolgere la propria azione anche fuori Milano. Non voglio fare il comitato scientifico della regione, c'è già questo, funziona bene, ottimo, e credo che la partecipazione della regione rafforzi l'attività del comitato scientifico voluto dal sindaco di Milano. I giornalisti a volte banalizzano e potrebbero parlare di feeling tra la regione, tra Maroni e Pisapia in questi giorni. Avete detto anche sul fronte Ales. Non è così. Oggi ho letto sui giornali dichiarazioni molto pesanti del sindaco di Milano contro Aller, quindi contro la regione. Non è così. Sulle cose concrete ci vediamo per risolvere i problemi. Poi non sempre le nostre visioni coincidono, naturalmente. Però su Expo c'è una condivisione pressoché totale delle cose da fare. Il prossimo appuntamento importante sarà tra poche settimane la riunione della società Arexpo per definire il master plan, cioè che cosa si farà sull'area Expo dopo Expo. E quindi un lavoro intenso che però è svolto sul piano della leale collaborazione. Questo è il metodo che è importante. Poi abbiamo opinioni diverse su tante cose, ma se c'è rispetto reciproco e la voglia di trovare soluzioni, poi le soluzioni vengono. La risposta sulla convenzione Aler Milano è arrivata? No, ci vedremo la prossima settimana per questo. Senta, l'incontro di oggi si intitola Le Università per Expo, quindi la Regione che collaborazione avrà su questo tema con l'Università? Noi abbiamo già stretti rapporti di collaborazione con l'Università Lombarda, le 12-13 Università Lombarde, non solo quelle che partecipano a questo comitato scientifico, che sono quelle di Milano. Abbiamo la fortuna di avere in Lombardia il presidente della CRUI, la conferenza dei rettori, che è il rettore dell'Università di Bergamo, quindi ci sono tutte le condizioni per fare un grande lavoro coinvolgendo le università sul tema che a me sta molto a cuore, che è l'innovazione tecnologica. La vocazione della Lombardia per attrarre investimenti è innovazione, capacità di innovare, come si è visto con l'investimento che ha fatto Whirlpool, e quindi le università hanno un ruolo strategico. Noi stiamo collaborando con tutte, ovviamente. Expo è uno dei temi, ma non è solo questo. Come Regione abbiamo scritto un documento contro la contraffazione che, oltre ai rischi per la salute, all'industria agroalimentare costa 60 miliardi l'anno, ha ribadito Maroni. Abbiamo intrapreso questa battaglia, sta funzionando bene, abbiamo già la prima adesione che è la Catalogna, continueremo in giro per l'Europa con l'obiettivo di arrivare a Expo a far firmare tutti i paesi europei un grande accordo contro la contraffazione alimentare. Un successo per Expo concreto, che vuol dire vantaggi per le imprese italiane agroalimentare e per i consumatori. A questo protocollo sono molto interessate ovviamente l'Italia, la Francia e la Spagna, ma ci sono paesi europei che lucrano sull'Italian sounding, prodotti che sembrano italiani ma che non sono italiani. Faremo in modo di convincerli, per esempio i paesi del nord Europa. Non c'è bisogno di nessun salvalega. L'idea era quella di considerare che ci sono in Italia dei partiti che non sono presenti in tutte le regioni, ma per libera scelta, ma in alcune parti, come la Lega al Nord, hanno una presenza assai rilevante. Noi governiamo le tre regioni del Nord. Si vuole tener conto di questo? Bene, non si vuole tener conto? Supereremo ogni soglia di sbarramento, ha ragione Matteo Salvini.
Presidente, l'altro giorno lei ha detto c'è bisogno di un trattamento shock rispetto all'ALER. Sulle partecipate ci sono state negli ultimi giorni delle novità, delle verifiche interne? Adesso abbiamo fatto la fotografia, l'abbiamo fatta noi, non altri. La giunta regionale da me guidata ha fatto la fotografia, abbiamo un report di oltre 300 pagine, sappiamo esattamente che cosa è successo e qual è la situazione. Abbiamo gli elementi per intervenire, lo faremo rapidamente, come ho detto in consiglio regionale, senza guardare in faccia nessuno, discontinuità con il passato e leale collaborazione col Comune di Milano, come ha detto il sindaco Pisapia. Non c'è scontro, non c'è contesa per quanto mi riguarda col Comune di Milano. È interesse comune, benissimo. Abbiamo già istituito un tavolo che discuterà col Comune di Milano il futuro di ALER, aperti a qualunque soluzione che recuperi efficienza, diminuisca le spese e garantisca un servizio alle fasce deboli della popolazione. Trasparenza e intervento anche sulle partecipate? Assolutamente sì, alcune partecipate o controllate erano state costituite per scopi diversi probabilmente rispetto a quello di rendere il servizio più efficiente e anche qui interverremo a ridurre i costi e semplificare. Quelle società che non hanno senso saranno liquidate, messe in liquidazione molto semplicemente. Prima facciamo il tavolo regione-comune per capire, essendoci in patrimonio della regione, patrimonio del comune, che strada seguire. La prima decisione sarà quella, rinnoviamo la convenzione tra l'ALER e il Comune di Milano oppure il Comune di Milano, come ha annunciato, può scegliere un'altra strada. E siccome scade il 31 di gennaio, dovremo farla e farla rapidamente. Poi vedremo progressivamente, ma il primo tavolo è Regione Comune di Milano. Vorrei sottolineare una notizia importante di ieri, cioè la decisione di Whirlpool di investire in Italia, in provincia di Varese. Sono molto soddisfatto di questo. Avevo firmato, ricordo, un protocollo proprio con Whirlpool per favorire questo trasferimento di attività e questo è il primo risultato concreto. Nei prossimi giorni tornerò a incontrare i vertici di Whirlpool Italia per complimentarmi con loro e per proseguire nell'azione di investimento nella innovazione tecnologica.